Un passo avanti rispetto al ritardo per il quale l'Italia è stata anche condannata dalla Corte di Strasburgo, ma la legge sulle unioni civili non finirà di alimentare polemiche. 173 contrari, 71. Il Senato approva. Da un lato la Lega e gli ultracattolici contrari anche al compromesso nella maggioranza, dall'altro chi rivendica il contenuto del testo originario. Noi siamo indignati, siamo arrabbiati, siamo delusi, siamo increduli, non possiamo credere che in un'Europa dei diritti nel 2016 ci possa essere un paese come l'Italia che tanto si vanta di far parte di questa Europa, che sta legiferando una legge sulle unioni civili senza considerare i bambini, che sono i cittadini che dovrebbero avere per primi le tutele, in quanto appunto cittadini italiani e minori discriminati. Il Paese ha perso un'occasione, ha perso una grandissima occasione di poter fare finalmente un primo passo vero verso la civiltà. Con i numeri della maggioranza alla Camera l'approvazione definitiva appare una formalità, ma dello stralcio della Stepchild Adoption si discuterà ancora sia in aula che nelle piazze.